vero, è così carino. Questo programma è offerto da Panificio Abbatangelo, Azienda Agraria Fiore, Bar Pag, Mortadella Beretta, Prosciutto Cotto e Leggero Brunello, Per la Vinca Ciotta Nova Marte, Cacio Bucato Pace e Becce, Aceto di Vino Ponti, Vino Nero di Troia San Michele, Mozzarelle Sangue Dolce, Mozzarella della Tosata Silac, Tamma, Fiocco di Salame Villani. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre no, di meglio sì di no. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Buon fine settimana a tutti i nostri telespettatori e bentornati in studio. Te la sei inventata, di la verità. Cioè, senso, l'ho preparata. L'hai preparata da prima, l'ho senso, preparata. L'hai studiata proprio a casa? No, non a casa, questa no. Quella di lunedì l'ho studiata a casa. Ma non avevo dubbi, perché questa era troppo qui articolata per durante essere... la sigla. No, a me la sigla ispira gli inizi, quando ho cantato. Allora era troppo, perché... Cioè, però il tono di voce è sempre quello, quindi non c'è una manopola, non so... per abbassare il tono di voce e renderlo più bentornati grave. Bentornati in studio. No, così sembri Gigi Marzullo, è un'altra cosa. Comunque, vabbè, buon fine settimana a tutti. Oggi non c'è Piero. Piero, no. Ti sono cresciuti i capelli. No, non sono Piero. Ah, non sei Piero, ok. No, 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 c'è okay. Anche un pochino di pancia in meno, devo dire. No, vabbè, Piero, stiamo scherzando. comunque, oggi ci siamo noi. Parleremo di due argomenti diversi tra loro, però accomunati dal concetto di arte. Perché secondo me comunque sia il teatro che la musica sono due forme d'arte che ovviamente cioè, che vale la pena rispetto. Di parlare, no, a parte di tutto rispetto, che comunque si uniscono in qualche modo, perché comunque in un certo senso in teatro si fa anche musica e comunque a volte chi va ad esibirsi come cantanti spesso hanno spunti teatrali per la presenza scenica, visto tutte quelle robe certo. Che si studiano, e quindi con chi ne parliamo? Ne parliamo con una compagnia teatrale che è la compagnia Rino La Viola di San Guglielmo e Pellegrino, e ne parliamo con tre fantastici ospiti. Questi ospiti sono, nell'ordine, Gianluca Ciuffreda, attore di questa compagnia, attore, giusto? Sì, attore. Già, va bene, parleremo nel seguito, però vuoi accennare già qualcosa, nel senso hai già fatto degli spettacoli con questa compagnia, sì, quanti sì. Ne avete fatti? Ne abbiamo fatti 5, se non sbaglio. No, di più. Di più. E lo corregge, chi lo ha corretto? Lo ha corretto Beatrice Ventura. Beatrice Ventura, che non solo è attrice, ma anche regista e autrice di questa compagnia, giusto? Di questa commedia. Di questa commedia, anche autrice. Sì. Sì, è la mia quinta commedia questa. Ah, ecco perché ha detto cinque. Perché no, io ma sono... abbiamo fatto anche altre due, una di Rino La Viola e una di Raffaele Lepore, che lui non ricorda. Ma poi spiegheremo perché la compagnia ha dato cioè, come nome a Rino La Viola, sì. Eccetera, eccetera, ma avremo tempo di parlarne. Certo. Abbiamo anche un altro attore della compagnia che è Antonio Lombardi. Sì, e anche io come lui... Mi hanno chiamato a partecipare, poi è stata una bella compagnia veramente, dove ci vogliamo veramente bene, non abbiamo parole, e quindi mi sono trovato non bene. Non vi scannate sopra... durante no, le prove? Per niente. No, ci per divertiamo niente. Da morire. Chi vuole fare il primo attore o la prima attrice? No, ci mettiamo d'accordo no, sul palco. No, scannate non per quanto riguarda il gioco delle parti, no, cioè, scannate no. Per quanto riguarda la precisione. Beh, cioè, c'è no. La regista che coordina tutto, quindi... No, quindi lei la vedo una abbastanza bastone, precisa. Bastone e cioè... carota. Esatto. È vero. Però invece... sempre con il sorriso. Il famoso, insomma, mazza e panella, fanificio per panella senza mazza, fanificio come... Paccio. Allora, parliamo di musica rock con... Sì, no, c'era un'altra versione che... Non si può dire. Sì, no, assolutamente. Qua invece parliamo di musica rock e permettimi di dire che gioco in casa, perché mentre certo. Tu cantavi le sigle di Cristina D'Avena, io compravo Back in Black.
cioè per dirti, giusto, giusto così, però ognuno il suo. Ne parliamo con Danilo Rubino, in arte Rubino, cantante rock, leggo qui, riflessivo e dannatamente rock. Esatto. Cosa vuol dire? Nel senso che la mia musica si ispira esattamente al rock, ma i contenuti sono leggermente diversi. Oltre alla protesta, unisco anche dei temi attuali, quale quello sia di non uccidere gli animali e di cercare di ridurre il più possibile l'utilizzo e la sofferenza degli animali, e poi anche l'amore, un amore che nel rock di solito non è visto così, in maniera così sentimentale. Guarda, secondo me i rocker sono quelli al cuore più tenero, in realtà, perché bravissimo. Quando chiedi a un rocker qual è la sua canzone preferita, è sempre una palla. Ti risponde sempre con una palla, esatto. Perché, cioè io dai tempi in cui Orsono suonavo i Motorhead, gli Slipknot, sta roba qua, mi dicevano qual è la tua canzone preferita, I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith, ed è rimasta quella, cioè nel senso, eppure urlavo come un animale, eccetera. Comunque Rubino è accompagnato dal suo addetto stampa, che ritorna dopo insomma la puntata sul Living Club, esatto. Giusto, che è Samantha Berardino, bentornata. Esatto. Grazie, grazie dell'invito, in realtà mi sono un po' autoinvitata, ma va bene così. Ma bene, ciao, perché Piero, ciao, oggi facciamo le cose alla faccia tua qui da solo, con le volte. Autogestione, come Autogestione. Oggi ci divertiamo. No, ma comunque è giusto perché ovviamente, vedi, cioè questa è un'altra figura di cui io vorrei, cioè per cui vorrei spendere due parole, cioè l'addetto stampa, che accompagna il proprio artista, oltre naturalmente il classico lavoro di promozione che si fa. Come funziona oggi in ufficio stampa? Vogliamo spendere... Lo vuoi già sapere o te lo dico dopo? Te lo dico adesso, dai. Sì, dai. L'ufficio stampa in realtà ha un lavoro molto più complesso, soprattutto quando lavora con gli artisti. Non è semplicemente quello di scrivere due righe o di contattare le testate giornalistiche, ma è quello anche di seguire l'identità dell'artista, proprio la costruzione dell'identità mediatica dell'artista, chiaramente non l'identità personale, perché io ho trovato un artista già ben con le idee ben chiare, con un'identità ben costruita e soprattutto con un'esperienza davvero alla lunga, anzi poi vi racconterà qualcosa. Il mio compito è quello di farlo capire all'esterno, di divulgarlo agli altri, ma anche di accompagnarlo negli appuntamenti, non solo quelli mediatici, le interviste eccetera, ma anche appunto nel lavoro che insieme facciamo di promozione, di far conoscere appunto l'artista in questione, e non solo, e non solo. Precisissimo. Allora, io farei un po' questo ping pong tra gli argomenti. Sì, ma queste sono le cose che dice Piero, anche là, copi pure quelle, oltre la sigla di convite, cambia. Cioè, facciamo il tennis. Esatto, meglio. No, adesso scherzi a parte, comunque iniziamo a parlare, ad accennare qualcosa su questa compagnia, com'è nata, poi mi... Rino La Viola, perché? Cioè, mi è venuto questo il dubbio. Nome è stato scelto da tutta la compagnia. Rino La Viola era mio marito, amava il teatro, ha scritto una commedia che noi gli abbiamo data 2 anni fa. E io faccio teatro perché lui voleva che io facessi teatro, perché lui era sulla sedia a rotelle e quindi mi diceva: se tu reciti è come se ci fossi io sul palco, quindi mi costrinse a intraprendere questo cammino. E niente, poi dopo, convinta dagli amici, e scrivi qualcosa, facciamo qualcosa, ho cominciato a scrivere anche le commedie. Poi fortunatamente, devo dire fortunatamente, il nostro gruppo, io la chiamo la squadra, perché è veramente una squadra, cioè noi facciamo le scenografie, io scrivo sì le commedie, però poi insieme si decide il titolo, magari si perfeziona qualche quadro. Quindi c'è molta molta collaborazione. Ma c'è delle commedie goliardiche? Che questa qui abbiamo, che faremo, sì, è proprio goliardica. Abbiamo visto la locandina, okay. Adesso che è andata, infatti se possiamo anche farla rivedere. Sì, sì. Che si chiama Poco succede pure a te. Poco succede pure a te. Di che cosa parla questa? Allora, questo è un gruppo di amici, vecchi amici di scuola, che si incontrano all'età della pensione. Quasi tutti i pensionati si incontrano e incominciano a rievocare i tempi che furono. E da questo poi viene fuori un bel progetto per il nostro futuro di pensionati, coinvolgendo altre persone.
E questo è tutto tra battute, canzoni, quindi canteremo anche canzoni della nostra gioventù. Ah, ok. Quindi anni 60, anni 60, anni 70. Riprendendo delle canzoni già conosciute. Proprio recital no, però si canterà anche in questo. Okay. E poi, come tutte le nostre commedie, è abbastanza... non c'è, innanzitutto non c'è volgarità, ci sono battute, ci sono proverbi foggiani, cioè c'è un po' di tutto, quindi ognuno... Ma in italiano o in inglese? Vernacolo, poi succede pure a te, vernacolo. Sei piccolo in vernacolo. No, perché a volte fanno, dato che ormai purtroppo devo dire, il dialetto lo parlano ma lo parlicchiano, non c'è più il dialetto... di una volta, allora ogni tanto fanno questo italiano un po' dialettale. Comunque, no, ma poi più che altro si deve scindere la cosa, perché ormai il dialetto viene visto solamente come il dialetto a Foggia lo parlano i grezzi, invece deve essere, allora, deve essere questa mantenuta cosa. Questa tradizione per quello che è il vero dialetto che è vero, è nato è vero. A Foggia. Ci è stato inculcato che è brutto il nostro dialetto, quindi è grezzo e non va... E molti, io parlo anche dei bambini, perché una volta ho preparato degli scout a fare una commedia in vernacolo, volevano fare qualcosa, e quando io reclutavo i vari ragazzi, dice, sai parlare il foggiano? No, Beatrice, io non lo parlo. Però poi io li osservavo quando stavano in gruppo, senti, provi detto in foggiano, ascevano certi bruccoli, dico veramente tu non sapevi parlare, e dai Beatrice mi vergogno, no, poi un po' alla volta si sono sbloccati e hanno fatto un bellissimo spettacolo. Nel frattempo abbiamo una telefonata, quindi... Ma è Toni, pronto? No, non è Toni, non è. Pronto? Pronto, ciao, sono Germana. Ciao Germana! Come stai? Io benissimo, e voi siete... Benissimo. Fare prima di tutto i complimenti, che siete veramente spettacolari, eh? Grazie, sono grazie. Anche senza Pietro siete grandissimi, bravi, bravi, bravi. Grazie. Cioè, riferiremo anche questo, da domani lo licenziamo. No, vabbè, non lo diciamo, no. Pietro, dai. Certo. Insomma, come mai è questo motivo della tua chiamata, Germana? Ho chiamato perché lì in studio avete tantissime belle persone che io conosco. Wow, ok. Ha recitato con noi. Ah, bene. Sì, infatti. Racconta Beatrice che ho provato a recitare in foggiano, io che ti Foggiano. Lei non riusciva proprio a parlare il foggiano e quindi l'abbiamo fatta parlare in italiano. Quindi lei è una testimonianza vivente. Sì. Ma lei non è foggiana, quindi è da capire. Beh, è da capire. Vero. Come pure l'altra persona, è la moglie che recita con noi, non parla il foggiano perché non è di Foggia. Beh, quindi, in effetti è un po' difficile perché è di fuori prendere la nostra cadenza, sì. Che è molto marcata. E lei la faremo parlare come una... Un'altra lingua. Un'altra lingua. Che scoprirete venendo a teatro. Certo, com'è stata questa esperienza per recitare per la compagnia, insomma, Rinola Viola? Ma è stata, guarda, bellissima, perché sono delle persone eccezionali e poi sono simpaticissime non solo sul palco ma anche nella vita e dietro le quinte, infatti ce ne siamo fatte di risate, sono eccezionali, infatti invito tutti ad andarli a vedere. E poi permettetemi anche di salutare Samantha. Beh, infatti noi siamo conterranee praticamente. Ciao Germana, sì. Come stai? Ciao cara, molti Downy forever. Esatto. Vero? Noi abbiamo un altro tipo di cadenza, non quei suoni gutturali tedeschi. Noi siamo più, abbiamo più un dialetto francesigiante. Ma noi più tedesco e arabo proprio. Sì, molto più vicino al napoletano anche. Esatto. Cioè, quando sono andato al Louvre, parlavo con il mio amico in dialetto foggiano, pensavano fosse uno dell'ISIS che voleva fare l'attentato. Eh già, Germana, io e te abbiamo un appuntamento, possiamo utilizzare la televisione per scopi di servizio privato? Germana, io e te abbiamo un appuntamento, ci sentiamo dopo la trasmissione. Ok, perfetto tesoro, aspetto la tua telefonata. E comunque niente, volevo semplicemente farvi un grandissimo in bocca al lupo, ma veramente a tutti lì in studio, e mandarvi un bacio e un abbraccio anche da parte di mio figlio Marco. Anche a te, anche a te. Grazie per averci chiamato. Ciao. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Ti aspettiamo al teatro.
Sì, okay. Certo, ciao. Ciao, invece ciao. Vogliamo dire precisamente, anche se abbiamo visto la locandina, però questa compagnia quando si terrà, quale giorno e dove? Allora, domani è 20. 20 e 21, cioè quindi questo venerdì sabato e sabato domenica, di questa settimana. E sabato e domenica della sabato prossima e domenica. Settimana. Sabato e domenica, poi sabato e domenica dell'altra settimana. Ah, quindi sono quattro repliche quattro in totale? Repliche. Sì, tutte se al teatro di San Guglielmo e Pellegrino. Si faranno. Adesso non so chi dei due mi vuole rispondere, ma è cattiva come regista oppure no, è brava? No. Li ho pagati. No, no. si lavora veramente molto bene, come diceva lei, oppure siamo una squadra e veramente sì. Ridiamo, scherziamo, passa il tempo. Bolla il tempo quando facciamo le prove, però stiamo bene. Ma quello che ho capito, insomma, è anche una cosa in famiglia, c'è anche tua moglie. Che sì, 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 ma oltre, cioè, proprio veramente una famiglia, una bella cosa. Sì, ma è bello perché c'è siamo proprio amalgamati e ci divertiamo. La cosa assurda è che durante le prove noi ci divertiamo, non si litiga, cioè raramente si alzano un po' i toni, ma è vabbè, quando no no è la paura di sbagliare, è solo quella, perché poi si ricomincia a ridere, a scherzare, a incoraggiarci l'un l'altro, quindi. E da quanto tempo in piedi la compagnia? Quante, vabbè, le commedie che avete fatto non le avete fatte. Da quanto tempo in piedi? 6 o 7 anni. Da quando è venuto Don Antonio? Don Antonio è questa, poi abbiamo fatto una prima, però diciamo e noi in parrocchia, perché siamo tutti parrocchiani, questa sarebbe la nostra seconda attività in parrocchia, perché quante la prima volte alla settimana provate? Dipende. Più si avvicina dipende il momento clou. Dal tempo, dai turni lavorativi. Nella serie prima, dai, una volta al mese, sì. Una volta ogni 15 giorni, poi dobbiamo provare tutti i giorni! Ma perché quando si arriva sotto lo spettacolo, poi naturalmente crescono i dubbi, sì, c'è crescono un po' le di incertezze. Tensione, c'è un certamente, po' di tensione. Che poi è anche benefica, se vogliamo. Sì, sì, cioè fa quella tensione bene. Benefica che ti certo. fa sviluppare comunque nuove capacità e a farlo meglio. È vero, che è vero. Guai se non ci fosse. Quando c'è troppa sicurezza si sbaglia, quando invece c'è tensione c'è quel significa pizzico di che c'è anche attenzione a sentire l'altro quando finisce la battuta che devi rispondere tu. No, poi bisogna stare attenti quando con Beatrice, perché spesso cambia, quindi se non ti stai attento non riusciamo a stare è difficile improvvisare molto molto. Beh, a volte io sono molto contenta perché in realtà io ho fatto sia teatro sia faccio musica, quindi sono molto contenta oggi di tutte le mie attività. Infatti preferite. Io passerei lo scettro a questo punto. Volevo a... dire che anche io e Rubino non litighiamo mai durante le prove, anche perché non ci sì, vediamo, no, vabbè, anche perché cioè, io pure sono abituato a litigare con chiunque, ma litigare con l'addetto stampa c'è cioè, proprio che vedete, veramente. Guarda, saresti capace anche di questo. Quindi... No, io fino ad adesso... Ma guarda, ti dirò, l'addetto stampa, proprio per questo dicevamo, una figura particolare, perché oltre, vabbè, non ti voglio rubare la scena Rubino, sì, però diciamo che proprio questo quando si lavora con gli artisti rispetto a quando si lavora con un'azienda piuttosto che a un evento o a un progetto bisogna prima conoscere la persona con cui si lavora, chiaramente non ci si conosce mai se non dopo aver mangiato 7 kg di sale insieme e questo è verissimo nella vita, però un minimo di non tutti insieme magari. Però un minimo di affinità, di conoscenza ci deve essere di partenza, sì. Perché pensate oggi al mondo dei social, Michele conosce molto bene anche Cristina, ma Michele è molto attivo ultimamente su questo versante, pensate al lavoro di un addetto stampa che deve seguire, parlare per l'artista anche attraverso i social. Io devo assolutamente intercettare il suo pensiero, lui me lo deve assolutamente trasferire per poterlo poi rendere divulgabile a tutti. Quindi immaginate quanto lavoro di affinità ci deve essere dietro il lavoro dell'ufficio perché stampa di dell'artista. Anche di precisione, giustamente. Vabbè, chiaramente poi di rispetto, di conoscenza. Non basta scrivere un articolo, è uscito il singolo e poi lanciarlo lì e poi che come viene viene, insomma. C'è tutta una strategia da seguire perché, come abbiamo detto oggi sui social, è molto importante essere presenti perché... Cioè, non nemmeno dice il futuro, è il presente. Esatto. Però è anche vero che comunque se siamo sempre delle sogliole in un oceano di squali, quindi sostanzialmente se non hai una strategia ben precisa, non punti al contenuto, poi finisce che comunque tutto quello che fai si va a disperdere tra altre mille cose, naturalmente. Infatti volevo chiedere proprio a Danilo, o Rubino e basta, come preferisci... Insomma, Rubino. Why don't you think about love? Questo singolo, perché l'ha scelta in inglese? E soprattutto, per i meno pratici in inglese, di cosa parla il brano? Certo.
La scelta dell'inglese è nata per esigenze di riuscirmi ad esprimere. Quindi il genere, soprattutto quello con cui io mi muovo, è il rock. E il rock ha necessità di esprimersi prettamente in inglese. E quindi mi viene spontaneo comporre proprio nella lingua inglese. Dicono che ci sono due generi che possono fare gli italiani in inglese, che sono la dance e il rock. Perché anche se siamo italiani, quindi magari all'estero si sente la cadenza, però diciamo passa in secondo piano soltanto in questi due generi. Quindi... Ma più che passa in secondo piano, diciamo che lo bypassano. È accettata, sì, è giustificata. Esatto, è giustificato perché comunque vabbè, abbiamo avuto tanti gruppi che anche dai paesi scandinavi, vedi Gel Metal, Sforna, esatto. E comunque cantano in inglese, anche se magari sono finlandesi, norvegesi, esatto. Non hanno una cadenza precisa. Dalla Svezia. È molto molto attivo il campo musicale, soprattutto nel rock e nel metal, ed è per questo che viene scelta la lingua inglese, prettamente per questo, per le sue sonorità, che si sposano benissimo con i suoni duri, e anche perché consente di avere un testo molto più immediato, quindi mi consente di poter esprimermi in maniera diversa, con parole diverse. E ritengo che la lingua italiana sia meravigliosa e abbia un contesto diverso, quale la musica leggera, la musica classica, ma tantissimi altri contesti. Però per il rock, tralasciando qualche eccezione, i mitici Litfiba e altri, comunque ritengo che sia difficile esprimersi. Nel mio caso trovo molto più semplice proprio esprimermi nella lingua inglese, perché i pensieri mi vengono già in inglese. Quindi... Sai cosa mi ha colpito leggendo la tua biografia? Predica il vegan rock. Oggi ci saranno tanti telespettatori contenti perché noi dicono che odiamo gli animali, perché noi mangiamo anche la carne. No, perché parliamo sempre, quando c'è Piero qui, allora l'importante che tu stia parlando di libri, di musica rock, di teatro, di associazioni benefiche, si esce sempre a Torcinelli, non lo so come sia possibile, ma ve lo giuro, cioè basta andare a rivedere le puntate su YouTube, ogni cosa si esce a Torcinelli, e che cosa di questo tipo? Allora, comunque, come ti è venuta questa idea di inserire questa tua filosofia appunto vegana nei testi delle tue canzoni? Sì, tutto è nato per il fatto che io sono coerente, sono così, sono un personaggio che si esprime e nella mia vita mi comporto in questa maniera, e quindi sì, viene tutto riflesso anche nella stesura dei brani. Quindi io da quando ero giovane avevo una particolare sensibilità e non riuscivo a mangiare cadavere. Ma quando ero cadavere. Giovane, perché adesso? Cioè, proprio giovane, cioè, già dagli 8-9 anni, 10 anni, mia madre racconta che io già avevo difficoltà, quindi chiedevo cosa fosse, chi fosse, mi diceva che era un animale e allora non volevo mangiarlo. E quindi è stata una battaglia fino ai 18 anni, dove ai 18 anni poi ho preso la decisione di non assumere vegano mai più. Vegano o vegetariano? Vegano. Sono partito come vegetariano per diventare vegano, però è stato tutta una cosa più o meno tutti i vegetariani diventano vegani. Ma è giusto, perché comunque bisogna spingersi a migliorarsi. Io sono partito dal fatto che vedo gli animali, per me non c'è differenza tra gli animali da accarezzare e gli animali da macellare. Sono tutti belli, sono tutti da amare, quindi non vedo perché alcuni siano da macellare e alcuni no. Quindi questa cosa è molto interessante, perché tra l'altro, cioè, già nel tono di voce, come pare, sei un rocker zen, come vero. Si può dire, cioè, nel senso, me lo concedi? No, è vero. Facciamo termine. Così, sì, adesso sì, è proprio... andiamo in pubblicità, poi vediamo il video di Rubino e poi ripassiamo. E continuiamo a parlare della nuova commedia della compagnia Rino La Viola, pubblicità. Yeah, posso sbattare, sì. Supermercati con V. La differenza in evidenza. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch?
this is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Non perdere le innumerevoli offerte che trovi solo nel nuovo numero di Convi Magazine. In questo numero, spazio cucina, se il frigo piange dopo le feste, nutrizione, le proprietà dell'olio d'oliva, tempo libero, musica civica torna coi nuovi spettacoli e ospiti di fama. E inoltre arte, musica, eventi, festival, sagre, gossip, news, attualità. E non dimenticare Convi TV, tutti i giorni sul canale 87 Teledauna, tutti i nostri fantastici programmi. Tutto questo ed altro ancora, solo nel nuovo numero di Convi Magazine. Ben ritrovati amici telespettatori. Cioè, quando cambi frase, mi accappotti. Sono un po' Luca Giurato. Beh, io direi prima di passare a parlare di questa nuova commedia, di questa compagnia, visto che abbiamo interrotto con la pubblicità parlando di questo nuovo video, primo video? Sì. Primo singolo da solista, tra virgolette. Esatto, sì. Prima di tutto l'album ho scelto un brano che più mi rappresentasse. Ah, quindi è uscito proprio un disco o deve ancora in uscita? No? Deve ancora uscire, lo farò in maniera digitale, ma adesso sto lavorando moltissimo proprio sulla promozione di questo. Esatto, di quello ho realizzato anche il videoclip. Ho scritto anche io la storia, anche se è stata molto semplice, perché poi nel videoclip viene ripreso esattamente quello che viene detto nella canzone, nel testo. Quindi, per chi non conosce l'inglese, basterà seguire le immagini. Ecco, vogliamo tradurre il titolo per i meno esperti sì, in inglese? Anzi, è una cosa bellissima, mi date la possibilità di poter presentare questa canzone, questo mio progetto, che è Why Don't You Think About Love? E quindi, perché non pensi all'amore? È un
È un inno all'amore dove i rockers più duri chiedono alle proprie donne per cui perché non si pensa all'amore. E i motivi sono molteplici e bisogna scoprire il modo per cui non farsi a volte farsi prendere dalla routine, dalle bollette, dagli impegni, dai lavori da fare in casa e a volte lasciarsi andare. Dai beni materiali, diciamo. Esatto, esatto. Bisogna a volte concentrarsi sulle persone a cui si vuole bene, quindi a volte cercare di lasciarsi andare e pensare a volte all'amore. Quindi l'ha già presentato in modo egregio lui, vediamo il nuovo video di Rubino. Don't realize we're just a broken man.
Bello, veramente bello. Sì, bello. Grazie, davvero. Beh, il video grazie. È molto bello, ma chi l'ha fatto, chi l'ha girato? Allora, l'idea è mia, quindi ho fatto da regista e la produzione dei Club Studios. Ne sono davvero contento, è stato girato qui a Foggia, gli attori sono tutti foggiani e provincia di Foggia. È stato girato ti chiedo tutto di qui. Citare tutte le comparse, te le ricordi? Certo, certo. Parto da... da più di comparse degli attori principali, insomma. Ah, i musicisti soprattutto sono personaggi principali del parte integrante del videoclip, che sono Luigi Mennuni, Joe Spain al basso e grande Jack Drum, Luigi Marchionne alla batteria. E questa idea mi ha permesso di includere anche loro nel videoclip e parlare di questa storia d'amore che è divisa in tre, quindi tre coppie, e noi abitiamo tutti nello stesso palazzo, ma in tre, appartamenti differenti con le nostre rispettive donne. Ci svegliamo la mattina tardi a mezzogiorno per accogliere le nostre donzelle che rientrano da lavoro da una giornata molto provata, molto difficile. Noi proviamo ad accoglierle e dopo un po' ci proviamo con loro, ma non capiamo che loro hanno chi deve lavorare, chi deve aggiustare la casa, chi si lamenta di una mensola che merita di essere aggiustata da tanto tempo, e quindi non si pensa all'amore. Noi uomini abbiamo un modo di pensare completamente diverso. Quindi il nostro... nome delle ragazze così pensiamo. Vorrei sì, assolutamente ringraziare Rosy Marano, che è stata la protagonista insieme a me, che ha fatto quindi, la protagonista insieme nella mia coppia, che ha fatto proprio insieme a me. E poi c'è la grande Vanessa Campagnello insieme a Jack Marchionne, e poi c'è la bravissima Francesca Tornese che ha accompagnato il grande Luigi. Poi c'è la comparsa di Michele Aguilar come muratore, ci ha accolto nelle sue esterne. E abbiamo messo insieme una bella squadra, abbiamo lavorato bene, già facendo una prima produzione, un primo incontro, già si era visto che le persone erano in gamba e ero sicuro di riuscire a realizzare un ottimo risultato, di riuscire a raggiungerlo, e così è stato. Beh, diciamo che le storie d'amore, i problemi di coppia sono spesso anche protagoniste di tante opere teatrali. Nelle vostre c'è qualche situazione del genere, qualche altra? Sì. O in questa opera? In questa proprio no, perché ci sono le storie di questi amici che si incontrano, che chi non si è mai sposato, non si è mai voluto sposare, e chi invece è rimasto vedovo, e quindi c'è tutta questa... sono fatti che succedono alla nostra età. Io vorrei chiedere a tutti e tre, poi ognuno mi risponde per sé, qual è stata la commedia che più gli è piaciuta dal livello d'attore, non come spettatore, e perché? Chi vuole iniziare? Dai. Non me lo ricordo il titolo. No, è difficile perché in ognuna c'è qualcosa di particolare, di bello. Un attimo solo, parliamo una alla volta, perché sennò... Sì. Allora, sì, no, lui mi chiedeva il titolo perché lui ha nel cuore una commedia. Ok, parliamo, allora facciamo, iniziamo da lui, poi andiamo in ordine. Okay. Dicevo, è difficile perché in ognuno di queste parti, di queste che abbiamo fatto, c'è una cosa particolare bella. In realtà sono tutte belle, per me, almeno personalmente, non c'è proprio... quella che però se dovessero chiedere Danny, dobbiamo rifare una, scegli quale è quella che ti è rimasta più, anche con il personaggio che magari più ti ha appassionato tra quelli che hai interpretato? Quella dei Santi è stata bella, oppure la prima che ho fatto a Paura Fuci 90. Ok,
com'è, per il personaggio, per la storia? No, per tutto proprio, perché quella è stata proprio fantastica. Cioè, ma ripeto, anche gli altri, non è che perché in ognuna c'è qualcosa, però quella o la prima, o perché la prima, non lo so. Anche a volte la prima è sempre quella che... E invece da spettatore? No, tutte. Da spettatore tutte, sicuramente. Ok, invece Beatrice? Beh, io sono delle mie creature, quindi le amo tutte. Ci metto del mio in ogni commedia. Se dovessi scegliere, è un po' imbarazzante, non saprei quale scegliere, perché ascoltando lui che dice quella dei santi è stata molto bella, perché abbiamo fatto parlare i santi, cioè i due personaggi erano vestiti come San Guglielmo e Pellegrino, ah, e si ispirato. Posizionavano allo stesso modo, sì, come la statua, come che, la abbiamo, statua in che okay. abbiamo in chiesa, tanto che le persone che vennero a vedere questa commedia mi fermavano e dicevano: ma sai che non riesco più a vedere i santi, che mi viene da ridere. Cioè, io quando entro in chiesa, se do un'occhiata alla statua, mi ricordo la commedia e mi viene da ridere. Vuol dire che allora è stata ben riuscita a questo punto, se riesce a suscitare, sì, anche tanto, sì, tempo dopo. Se vogliamo, un po' tutte sono finora, ma non sappiamo questa neonata come andrà. Però le altre sono piaciute tutte, perché in ogni commedia c'è qualcosa che tocca un po' tutti. C'è l'ambiente della chiesa, quello che succede in una chiesa, sai, le bigotte, o quelle che si credono già pie donne. Cioè, ecco, io non ho fatto altro che ingigandire un po' i personaggi che poi vivono in ogni parrocchia. Io ricordo un personaggio in particolare, vabbè, quando andavo in chiesa si parla di 10 anni fa. Comunque, a parte questo, c'era un tipo che ogni volta, cioè, era l'addetto a sgridare quelli a cui suonavano i telefoni. No, ma sempre lui, cioè, te lo vedevi sbucare dappertutto sto signore, ogni volta che c'era un trrr, sgridava un telefono, si girava questo. I telefoni, tutto così, ma dappertutto, cioè qualsiasi capo della chiesa lui sentiva. Ho detto: ma questo c'ha il radar, cioè, non lo so, no, vabbè, mi è rimasta impressa questa cosa. Infatti. La commedia dei santi, cioè di Santi Guglielmo e Pellegrini, è stato bello perché ho raccontato da quando è nata la chiesa, cioè la nostra parrocchia, sotto i portici, e quindi i santi parlavano tra di loro, perché San Guglielmo e Pellegrino sono padre e figlio, quindi raccontavano, sì, o immaginavano chissà chi la intesteranno questa chiesa, speriamo la intestino a noi. Poi quando entravano i fedeli, loro ritornavano al posto loro, ma era proprio la postura che assumevano, grazie, proprio come la statua, e anche i costumi. No, poi è stata anche una scelta coraggiosa, perché come si sa, quando si vanno a toccare, fra virgolette, determinate figure, si mettono in chiave ironica, c'è sempre quello, insomma, il bigotto, rimasto... che il bigotto con la mentalità, cioè, no, prima guerra mondiale, che può dire, però così, invece è stato fatto ovviamente in chiave ironica, ma goliardica, anche... ma di omaggio, naturalmente, sì, ai due. Ma anche il racconto dei vari parroci che si sono succeduti nel tempo, io ho cercato di mettere in risalto i pregi e i difetti di ognuno, però ironizzando così, benevolmente. Ma certo, anche perché non esiste, credo, una persona sulla faccia della terra che abbia solo pregi. Certo, è per questo. Invece Antonio, io vedo che ha lo stesso difetto mio, ma non si ricorda i titoli. Sì, no, questa era la paura più insinuante, è stata veramente quella che a me è piaciuto proprio di più. Quando loro, non era il mio turno, loro si mettevano le recite, mi mettevo di me, la godevo proprio fino alla fine. E di cosa parla? È, diciamo, un condominio. È un condominio, però in portineria, quindi io facevo la portinaia. E condomini, quindi sì, che c'è da avere paura. Un po' tutto il condominio veniva, veniva a raccontare la sua, a farsi 5 minuti una chiacchiera così per stare in compagnia. Nel caso suo era un vedovo che cercava... No, io lì facevo il postino. Ah, lui faceva il postino, sì, si è dimenticato. Era il postino ed era bello perché lei poi lascia molto spazio, anche se lei scrive tutto, lei dice, poi
lascia molto spazio anche a noi. Una di libera interpretazione dell'attore. Sì, sì, sì. E allora siamo riusciti veramente a fare un personaggio bene, ma tutti i personaggi, guarda, io sono mia sorella è venuta due volte a vederlo, ci ha pagato due volte il biglietto, perché la prima è venuta un'altra volta, perché guarda, è stata veramente a proposito bello. Di questo, io vorrei dire, so che è un appello che di solito fa sempre Piero, però io di solito non dico niente perché sono totalmente d'accordo. E dato che ogni volta che si parla di teatro, secondo me è giusto ricordarlo, il teatro, così come parlavamo ieri di presentazioni di libri, così come i concerti, così come cioè qualsiasi tipo di evento culturale, come anche delle mostre di quadri, eccetera, eccetera, bisogna promuovere l'arte, perché si dice tanto a Foggia non c'è niente, a Foggia non c'è niente, a Foggia non c'è niente. Quando si fa qualcosa, nessuno va. E allora poi non dite che a Foggia non c'è niente. Noi qui cerchiamo, per quello che c'è possibile, di promuovere tutti gli eventi che a noi piacciono, perché questa è casa nostra, invitiamo tutte le persone che ci piacciono. Però se uno vuole cercare qualcosa da fare, c'è qualcosa da fare, ci sono tante iniziative belle. Basta andarsene a cercare. E questa è una di queste. Sì, sì, sì. Ok, io passerei. Io a questo punto no, adesso che abbiamo chiesto qual è la tua opera teatrale, sì, dimmi. Io vi devo fare i complimenti, questa è veramente una bellissima trasmissione, oggi c'è un clima proprio bellissimo, io li ascoltavo, i signori non li conoscevo, parlano di arte, è una meraviglia, lo fanno con una serenità e come appunto fa anche Danilo, come io spesso ogni tanto, insomma, quando posso la vostra trasmissione la seguo, perché è un riferimento per quello che mi riguarda, per quanto riguarda la cultura, ma non solo l'arte, il mondo dell'arte e non solo. E proprio come dici tu, a volte noi nascondiamo un po' sotto la polvere un grande fermento culturale che c'è in questa città e di cui veramente dovremmo essere orgogliosi, nel nostro piccolo cerchiamo di spingerlo il più possibile. Quindi io quando sento, cioè credetemi, io a volte ho un malanno, una malattia, un mal di testa, una patologia, io sento parlare di arte e mi sto tranquilla, sto bene, sono mezza guarita, mi sento meglio. Decisamente. Posso sentirne parlare? Posso aggiungere una cosa? Forse l'armonia che c'è nella nostra squadra, ne chiamiamo squadra, la chiamo la mia squadra, è perché noi non prendiamo una lira di tutti gli spettacoli che facciamo, li facciamo sempre con lo scopo, pensando alla beneficenza. Quindi tutto ciò che noi facciamo, lo facciamo in economia innanzitutto, perché tutto deve essere concentrato per la beneficenza. Quindi anche per le scenografie adesso manca. Ovviamente meno si spende, più va in beneficenza. Sì. Esatto, esatto. E forse è proprio questo il motivo per cui noi non litighiamo. Non c'è lo sterco del diavolo, insomma. Quindi sì, è puro divertimento. Quindi voi vi occupate anche di fare le scenografie? Sì, scenografia, sì, regia, luci, per quando è tutto noi. Bello anche costruire la propria anche, anche per quanto riguarda i vestiti, per esempio dei santi, ci sono state delle persone della parrocchia che hanno realizzato questi due costumi meravigliosi. Poi c'è Tessi, la parrucchiera, la nostra parrucchiera, non prende una lira, ci pettina, ci trucca, c'è tutto quello che c'è da fare, quindi è veramente... Tutti alla fine uniti per arrivare poi a quello che è l'obiettivo, esatto, finale, esatto, che è la beneficenza. Esatto, quello, ed è bello proprio questa cosa qui. E penso che sia proprio quello il motivo principale per cui non si litiga, che ci dobbiamo litigare, la scena è di tutti, l'incasso non è per noi, quindi siamo a posto. Quindi ripeto, la cosa bella è che proprio ci divertiamo, ci sì, divertiamo. Quando facciamo le prove ci divertiamo, non c'è veramente momento di... siamo sempre a ridere. Comunque le battute poi io vedo sempre. C'è un solo problema, quando io devo improvvisare qualcosa... gliele devo dire prima, perché se no iniziano a ridere. È un grosso problema. È un grosso problema quando improvvisi e gli altri non ti capiscono. Ma lei ci ha insegnato a di chitarra quando suoni con una cantante. Sì, ma se tu mi cambi gli attacchi, poi io non è che posso capire sempre che quel giorno ti svegli con un attacco diverso. Posso dire una cosa che è successa nella commedia di Lepore che abbiamo fatto 80 anni dopo. E c'era il io facevo la parte della vecchietta che ritornava dal cielo dopo 80 anni con mio marito. E quindi a me piace improvvisare, piace raccontare poi le cose dell'infanzia. Anche perché essendo l'autrice, giustamente, ogni tanto il lampo d'autore. L'autrice lì.
Allora, il giorno prima mi era venuta in mente una tiritera, una filastrocca, che dicevamo quando eravamo piccoli. Siccome sono quella più vecchia nel gruppo, ho detto: guardate che io stasera farò una cosa, ma ve la dico perché così non incominciate a ridere, sfogatevi adesso, perché poi sulla scena non dovete ridere. E quindi ho cominciato, cioè la frase era così, cioè quando noi eravamo giovani ci accontentavamo di poco, stavamo in una grotta ad abitare e la sera poi, quando era d'estate, ci mettevamo davanti alla porta a chiacchierare con le altre, con le vicine. Questo sembra in foggiano. E poi io ho aggiunto, per esempio, insegnavamo le filastrocche ai bambini che non sapevano. Per esempio, qui ha sapita filastrocca, pupa pupa, zella zella, che ha fatto l'uffetel, e l'ha fatto quello là, male, fulla, e che ha fatto putarul, ma standoni in bruciucu. Il pubblico morto, però loro tutti... No, effettivamente mi sa che hai fatto bene ad avvisarla prima, perché... non so come sarebbe andata perché a finire. Vedi come ride lui, quindi io sapendo che ci sono alcuni che non riescono a trattenere la risata, altri riescono, e allora io li preparo quando so che sono cose molto... Quando riesce, anche quando non ci preparo. Poi quando non c'è vista. Quando improvvisa, viene dall'animo, dovete stare un po' attenti voi. Lei ci mette del suo a cercare di avvisarvi. Voi mettete del vostro a cercare di non ridere. Noi lo sappiamo adesso. No, adesso cerchiamo un po'. Sono vaccinati adesso. Sono vaccinati. Sì, adesso, visto che abbiamo chiesto la compagnia teatrale, io chiedo invece a Rubino e anche a Samantha il concerto invece più bello che avete visto da spettatori e quello che, va bene, nel caso suo, ha fatto quello in che io prima non ho persona. Ancora fatto, non farò mai. Però io ho l'incubo ricorrente, no? Io ho il sogno ricorrente di stare su un bel palco a cantare io. Scusate, sì. No? Sempre l'ho detto stampa agli artisti. Prima o poi stampa si realizzerà, allora. Vai, concerto più bello che hai visto e che hai fatto? Quello a cui ho assistito è difficile, ne ho visti davvero tanti. Penso gli Aerosmith. Mm. Bello? Sì, stati davvero grandi in tutti i sensi. Mentre per i miei concerti ho avuto la possibilità, la fortuna di accompagnare diversi artisti e quindi ne ho visti tanti, però mai quanto l'emozione di fare un concerto proponendo il proprio pensiero e i propri brani, cosa che dovrà ancora per il momento accadere, perché adesso sto ancora sulla promozione e al momento sto lavorando per il primo showcase e poi cominciare a portare i brani dell'album anche live. Benissimo. Samantha, il concerto più bello che hai visto? Ragazzi, che vi devo dire, quello in piano solo del mio fidanzato nel garage, il concerto jazz in piano solo, solo per me. Che bello. Bravo. Concerto prima. Bravo. Vinto. Concerto più bello che hai visto e che hai fatto? Perché a me? Su quello che deve fare la domanda. No, che ho visto sicuramente Caparezza. Per me Caparezza c'ha un'energia, a parte i contenuti dei testi, naturalmente abbiamo parlato di contenuti, di esprimere le proprie idee attraverso la musica. Penso che lui sia quello attualmente in Italia che lo faccia nel modo non solo più originale ma anche più incisivo. Poi è un grande artista. Sempre un mio modo di vedere. Se a livello di live ha fatto uno spettacolo, vedi che era quasi teatrale. Perché c'è, comunque non si limita solo a dire va bene, il prossimo pezzo è questo, ta ta ta, io me la canto, io me la suono, ma ha messo su una storia vera e propria, una specie di concept che attaccava dall'inizio e finiva con l'ultima canzone, con cambi d'abito, cambi di scenografia, comunque monologhi, e quindi è quello che mi ha colpito di più, perché per me quello è il vero modo di fare spettacolo. Che ho fatto probabilmente quello una volta usciti da The Voice a Foggia davanti alla Città del Cinema il 2 settembre del 2016. Io c'ero. Quello secondo me è stato quello più... Non so se era per il discorso che comunque era la prima volta che ci trovavamo davanti del momento. Un grosso numero di persone, però per dire, quando abbiamo aperto il concerto dei Nomadi, c'erano 10 volte quelle persone là, ma non ho avuto c'era lo il calore, impatto. È vero, è vero. Invece, ovviamente, stando nella tua città, vedendoti comunque 600 persone là davanti, appositamente per te. Perché erano venuti per vedere quella roba lì. E invece a me ha colpito molto il primo concerto in piazza dopo The Voice, che fu quello di Mattinata in duo, perché fu lì che ci rendemmo conto di cosa aveva fatto il talent. Perché avevamo bisogno di due. Perché scendemmo dal palco e siamo stati un'ora e mezza a fare foto e non riuscivamo ad andarcene più. Quindi quello è quello che ho più. Invece quello visto, Mannarino.
Grande artista. Mannerino, sì. Grande. Ci piace. È molto bello, mi ha colpito molto come concerto, anche se è uno degli ultimi artisti usciti, però fa belle canzoni, il concerto magnifico. Beh, poi ovviamente dire il più bello è sempre una cosa soggettiva, personale, ma anche se ti dicessi Black Sabbath a Bologna, lì sarà che Ozzy Osbourne non è ingarrato una nota dietro l'altra, però è stato spettacolare. Invece a livello di teatro, ho visto, ho avuto la fortuna di vedere Enrico Montesano al Sistina, con una commedia ispirata a Mrs. Doubtfire, certo. Ispirata a quella serie, fu molto bello. Invece la mia commedia preferita è una commedia di Greene Giovannini, Se il tempo fosse un gambero, che non è molto conosciuta come può essere magari Aggiungi un posto a tavola, però a me piace molto. Ma abbiamo una telefonata? No, perché c'è le visioni queste? È una telefonata. Se non ci chiama la telefonata l'operatore. Vabbè, ma c'è una telefonata, pronto? Non c'è. Sì, pronto. Buon pomeriggio a tutti, sono Tony. Ciao Tony! Hai visto che c'è una telefonata? Ciao Tony, come andiamo? Tutto bene, tutto bene. Qual è il motivo della tua chiamata oggi? Che è San Mario, già lo sappiamo. A titolo informativo, ma dove sei stato in questi giorni? Dove sono stato in questi giorni? È un segreto. Speriamo che sono cose con la CIA per cambiare mestiere, quindi insomma ho fatto un provino. Sì, a parte comunque, questo, qual è il motivo della tua chiamata? A parte allora, che sì. San Mario lo sappiamo. Allora, prima di tutto volevo fare tutti un augurio speciale a tutte le persone che si chiamano Mario, perché oggi è San Mario. L'ha detto lo stesso nonostante. Ok, ecco. Auguri a tutti Mario. Ecco, poi oggi, oltre a essere il 19 gennaio, oggi il 19 gennaio del 55 fu creato lo scarabeo, il famoso gioco. E nonché poi il 19 gennaio del 92 Lucio Dalla era primo nella hit discografica con la famosa canzone Attenti al lupo, quindi mi ricollego lupo agli iWolf. Ok, fatto il collegamento ipertestuale. Allora, la cosa principale, volevo dire questo, la compagnia teatrale della signora Ventura, a parte che tutti i ragazzi e le ragazze che collaborano con la signora fanno tutt'altro lavoro, quindi c'è anche un impegno maggiore per tutte quelle persone che lavorano, si impegnano in quest'arte che è il teatro invernacolo, che non deve essere sottovalutato, perché uno pensa il teatro invernacolo, pensa una cosa da, tra virgolette, da i ben vent'anni pensano che il teatro minore. Invece credo che il teatro invernacolo è la radice del vero teatro, cioè il teatro del popolo, della parola, perché il dialetto è una cosa di appartenenza alla propria città. Io sono contento di parlare a volte, no, io il dialetto foggiano, il dialetto che noi parliamo è il dialetto stroppiato del foggiano, perché il vero dialetto foggiano è il crocese, che nessuno... Neanche io so come ti parli, perché io quando parlo in dialetto non è il foggiano, è un foggiano stroppiato, diciamo. Ma la tua domanda qual è, Tony? La mia domanda è questa, ci sono tante compagnie teatrali in vernacolo a Foggia, io abito in una zona di Foggia che è zona Camporeale, dove c'è la famosa parrocchia della chiesa della Beata Maria Vergine, dove ha all'interno un bellissimo teatro che potrebbe essere sfruttato da queste associazioni, ma purtroppo loro se la cantano, loro se la fischiano. Ma non è una domanda, Tony, vogliamo capire la domanda. No, la domanda è questa. Cosa voi cercate di avere da questa forma di teatro per arricchire il vostro bagaglio, diciamo, della vostra vita? Vi arricchisce o cercate di rimanere sempre nei vostri, diciamo, tra virgolette, nella vostra parrocchia, o vorreste eventualmente fare anche un passo in avanti, cioè dalla parrocchia a passare, faccio un esempio, al Teatro Regio di Capitanata, poi passare al Teatro Umberto Giordano. È una cosa fattibile o purtroppo tutte queste compagnie teatrali foggiane in vernacolo devono sempre rimanere nella piccola cerchia?
Questa è la domanda. Chi vuole rispondere? Noi non vogliamo rimanere nella nostra parrocchia. Vorremmo anche portarlo in giro, le nostre commedie. Però sembra sia un po' difficile farlo, perché cioè, si chiede, facciamo, vogliamo andare lì, cioè, non la vedo una cosa facile. Noi siamo dispostissimi a portare la nostra compagnia anche ad altre parti. Per esempio, più volte abbiamo chiesto di andare a Maria Grazia Barone per far divertire le persone che stanno lì. Però finora non ci siamo ancora riusciti, un po' perché per gli impegni nostri, un po' per gli impegni di chi doveva preparare la struttura, finora non ci siamo riusciti. Però se ci invitano, noi siamo ben lieti di andare anche altrove. Secondo me il problema è un po' questo, perché dato che i foggiani non sono molto attenti al teatro, soprattutto con il vernacolo che spesso viene bistrattato. Allora, ma c'è una bella fetta di persone, però che c'è anche una bella fetta sono di interessate. Sento, sì, secondo me, più che fare il tour dei teatri foggiani, si dovrebbe magari andare in provincia, dove magari c'è gente che non ha potuto vederlo a Foggia perché non ha possibilità di spostarsi, e per dire magari andare in una città tipo Lucera, dove c'è anche un bel movimento teatrale, e proporlo a un teatro più che un teatro foggiano. È la stessa cosa che dicono spesso. Cioè, noi siamo disponibili. Ma è la stessa cosa che dicono spesso quando mi scrive tipo il tizio da Torino sulla pagina: ma perché a Torino non viene a suonare? No, così mi sono svegliato la mattina, se non mi chiamano, cioè non è che posso mettermi lì a fare il cappello in mezzo alla strada. La stessa, non sarebbe malvagia come idea, ma la stessa proposta fu fatta a noi l'anno scorso. Cioè, venite a Torino, venite. Vabbè, è un po' problematico muovere, questa volta siamo solo in 10, però le altre commedie eravamo 14, 18, ma anche in 10 tanti personaggi. Allora, io non lavoro, però lui lavora, lui è da poco pensionato, ci sono gli altri che lavorano, è un po' difficile fare queste trasferte lunghe. Certo. E poi andiamo lì, dobbiamo trovare già tutto esaurito, non è che vai lì e fai lo spettacolo a 10 persone, 11 per 20 persone, è deprimente per chi recita. Sì, ma a parte perché che è sempre un discorso di promozione, alla fine cioè, comunque se vieni da Foggia, arrivare a riempire un teatro, esatto, già qui vedi è complicato perché la gente non gradisce il teatro, la promozione non viene fatta sempre nel modo corretto. Nemo profeta in patria, ce ne possiamo dire sì, io vorrei fare una domanda. Arrivare a Torino, giustamente, come promuovi uno spettacolo? Addirittura poi in vernacolo, dove lì nemmeno se dici ciao, capisco. No, c'erano allora. Devo dire questo, c'era la cugina di una della squadra che si era proposta, dico io vi porto lì a Torino, state tranquilli, c'è un teatro, però poi la cosa è finita lì, perché noi abbiamo detto sì, veniamo, a noi non ci dovete dare niente, però almeno le spese del viaggio e l'alloggio provvedete voi, dove? Tra, non so, i conoscenti o in una parrocchia, noi ci sta bene. Perché è un modo per divertirsi e far divertire. Però c'è sempre questo scoglio. Sei sicuro di riempire un teatro? Ecco, cioè fare tutto questo viaggio, mancare quei 3-4 giorni, poi magari vai lì e ti guardi, cioè stai solo tu, ti passa pure la voglia. Io vorrei fare una domanda invece a Samantha, professore. Hai mai fatto da detto stampa per una compagnia teatrale? Certo. E quali è più difficile o più semplice rispetto a un musicista? Molto più difficile e molto più gratificante. No, nel senso, per esempio, mi sono occupata della promozione di un musical qualche anno fa a Foggia, un musical inedito. La tempistica con cui si lavora dietro a quel lavoro che c'è, il lavoro teatrale, spesso il lavoro dell'artista è un lavoro isolato, che l'artista ha bisogno di fare nelle prove, con i suoi musicisti, con gli aspetti tecnici, da un altro punto di vista. Mentre invece seguire
la messa in scena di uno spettacolo dal nulla, dopo che l'ha scritto l'autore, viene il bello, viene sì, la messa in scena, le prove, cosa, metterle in scena, il gruppo, tutto quello che accade. Quindi diciamo, da quel punto di vista è molto molto più faticoso, almeno dal mio punto di vista. Anche la vendita dei biglietti, la promozione. Beh, diciamo che qui abbiamo, mentre la musica è un linguaggio universale, qui abbiamo un po' di reticenza con i linguaggi teatrali, è vero, un po' di diffidenze foggiani. Però devo dire anche che negli ultimi anni la cosa sta anche un po' migliorando, o no? Voi che ne pensate? Sono un po' diffidenti all'inizio, difatti al mio primo spettacolo ho dovuto faticare per convincere le persone a venire a vedere la commedia. Poi c'è stato, cioè mi fermavano per strada, quando preparate un'altra commedia, cioè da lì a poco, cioè avevamo dato la commedia una settimana prima. E... Sì, volevo aggiungere che noi proprio la paura fece nuando, venne un, diciamo, quello che ci preparò diciamo il parto, perché andammo al teatro del Fuoco, e poi a farlo. E noi, per dire che siccome tutti lavoriamo, tutti non siamo, quando venne lì che facemmo la prova generale, quel signore che era un esperto di teatro, che rimase così, ma cioè, avevamo tutti quanti come presi da un panico, dice, ma questi cosa ci andiamo a dire il primo giorno? Però poi quando salimmo sul palco, fu veramente uno spettacolo bellissimo, ci divertimmo, facemmo divertire. Quel signore lì dice, ma forza! Cioè, proprio al Teatro del Fuoco, perché come succede, penso, nella nostra compagnia succede spesso, che quando facciamo le prove generali, si squaccia proprio. Sì, la prova generale è la peggiore. Allora, quella che c'è, una catastrofe, quel giorno che è venuto Carlo. Perché quel signore doveva fare le riprese poi al Teatro del Fuoco. Quando alla fine disse, ma devo riprendere, cioè non ce lo disse apertamente. Poi il giorno del debutto al Teatro del Fuoco, dopo il primo atto, venne dietro le quinte. La gente si sta crepata di risate, andate avanti, è bellissimo, è bellissimo. Cioè vedere quella persona la sera prima scoraggiata. Anche se è la prova peggiore, più che quella generale, quella prima, cioè quando fai quella, non il giorno prima, due giorni prima, perché ti entra nel panico e fai l'ultima prova con l'ansia a mille. È una sensazione bruttissima. Infatti, cioè Carlo... non disse fate schifo, disse però non allungate troppo, sai, poi la gente si annoia. E vabbè, io sono abituata, poi li ascolto, non dico niente, poi il risultato viene dopo, pure perché so che tutti si impegnano al massimo. Vabbè, io fino alla sera prima sono un po' rigida, poi il giorno del debutto l'incoraggio con il cioccolatino, con la caramella. Facciamo rivedere la locandina e ricordiamo quali sono i giorni, come acquistare i biglietti. Una specie di spot, ecco, visto che si parla di spot elettorali e tutti quanti escono facce di gente che dice minchiate, voi dite una cosa seria, devi andare a vedere lo spettacolo. Allora io vi invito a venire a vedere la nostra commedia se siete tristi, depressi, se avete cariole per la testa. Venite da noi che vi passa tutto. Vai tu per le giornate. Sabato e sabato, domani quindi. Domani è sabato e domenica, e poi l'altro sabato il 27 e 28. Alle 8:30 l'ingresso e alle 21 il sipario. E per quanto riguarda i biglietti invece come Allora in sacrestia, in segreteria e in parrocchia. In parrocchia. Ci sono i biglietti. E ricordatevi che il ricavato va a beneficenza. Voi vi divertite, noi ci divertiamo, facciamo pure beneficenza. Che vogliamo di più dalla vita? Si può prendere tutti i giorni oppure il giorno stesso? No, tutti i giorni. Qual è il costo del biglietto? 8 euro. 8 euro. Dai. È un costo veramente... 8 euro. E non c'è nemmeno la tessera di associazione. Dai. Compri il biglietto, vai a vedere c'è una... 8 euro. Cioè, anche se vi decidete all'ultimo momento, no, non fa niente, potete venire, i biglietti si vendono fino alla fine, all'inizio dello spettacolo. Fine esaurimento biglietti. Ora domanda da $1 milione a Rubino, hai fatto uscire questo nuovo singolo,
So che comunque sta andando molto bene perché ci seguiamo anche noi sui vari social. E ora? Adesso parte la promozione. Già per me la vita è cominciata dal 9 di gennaio, da quando è partito il videoclip, è andato online, la stessa cosa per il brano. E adesso sto facendo conoscere il mio mondo a tutti, il mio mondo particolare, e sto cercando di promuoverlo a tutti, quindi sia con le radio, sia sul web, sono su tutti i social, sono su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su YouTube, dappertutto. Cercatemi come Rubino ed è facile trovarmi, anche al sito internet rubinomusica.it e per chi viene dall'estero rubinomusic.net. I prossimi progetti invece, ovviamente, continuare la promozione di questo album. Esatto. È già intenzione, più o meno sai quando, in che periodo lanciarlo? Io non so ancora questo, perché sto vedendo la reazione, che comunque è molto positiva, ma soprattutto sto pensando a quali altri brani poi concentrarmi, perché comunque continuo sempre sia nella stesura, nella scrittura di nuovi brani, nella realizzazione, quindi nella produzione, che è la cosa più difficile, e soprattutto dare una conseguenza, quindi dare un filo conduttore al mio mondo. Quindi sono partito adesso con Why Don't You Think About Love, quindi un inno all'amore, per poi toccare altri temi, perché in ogni canzone affronto dei temi diversi, quale anche sia quello del rispetto, come parlavo prima, di non uccidere gli animali, oppure come quello di sentirsi differenti a volte nella vita, o quello di una storia che si chiude. Sono diverse canzoni da unire, da collegare in diversi momenti della propria vita. Quindi canzoni più tristi, canzoni più malinconiche, alcune più riflessive, o alcune prettamente d'amore. Ho fatto delle ballate che io identifico come rockmantiche, perché comunque sono sia romantiche, ma hanno un sound molto... Un po' come il rock bag, un po' come le ballad degli Scorpions, no? Esatto, possiamo esatto. Parlare in questo linguaggio. Sì, esatto, esatto. Mi ispiro molto a quello. Ed è proprio vero, come hai esordito dicendo, che molte volte i rockers riescono a farsi capire, riescono a far impressionare maggiormente con le ballate che con a volte con... Guarda, a questo punto io direi che siamo un rock vegmantico. Rock vegmantico. Non dire parole troppo complicate. No, perché ho detto rock veg, rock mantico. No, dicevo tu non lo dire troppe complicate, sennò poi ti fai male, no? Si annoda la lingua. No, comunque, Samantha, quali sono i tuoi progetti? No, ragazzi, è lungo i miei progetti, cioè sono lungo, cioè avremmo quelli bisogno di tanto tempo, per parlare. No, ma a parte gli scherzi, per quanto riguarda Danilo, sicuramente non abbiamo ancora detto, ma il brano in questi giorni inizierà la rotazione radiofonica su alcune radio. Siamo molto contenti perché, devo dire la verità, ci hanno chiamato le radio stavolta, e quindi questo vuol dire che a volte voi sapete quanto è difficile, sì, a volte insistere soprattutto su quello, perché poi sì, il brano, YouTube, il videoclip devono essere soltanto dei trampolini di lancio per un artista che invece fa questo di lavoro e quindi ha bisogno di vendere il suo disco, di vendere la sua musica e soprattutto di farla arrivare a più gente possibile, perché poi l'obiettivo è quello, farsi ascoltare da tutti. Quindi rotazione radiofonica, e poi abbiamo un progetto anche fuori dai confini nazionali, però magari ve lo veniamo a raccontare la prossima volta, tra un mesetto. Sì, il tempo di organizzarci. Sono d'accordo con lei, per il scaramanzia, tempo di organizzarci. Quando non hai la data di quando devi fare quella roba è meglio star zitti, insomma. Esatto. Secondo me almeno. Vabbè, stiamo ancora progettando, non c'è ancora, però... Siamo sempre al lavoro, devo dire la verità. Comunque, già aver realizzato questo videoclip è stato per me molto importante. Ho la fortuna che, oltre a scrivere i brani, scrivo anche i videoclip, quindi mi vengono in mente anche delle immagini. Quello è molto importante, immagini. Che l'artista faccia gli storyboard. Sì. È una cosa, vedi, per dire, quando oggi, appunto, vabbè, Samantha che segue tutte le boiate che dico sui social network. Comunque, no, scherzo. Comunque, oggi dicevo proprio questa cosa qui. Per me, io la musica la vedo come una dea, nel senso che gli puoi dare il nome che vuoi, il genere che vuoi, l'etichetta che vuoi, ma una resta. Bellissimo. Quindi alla fin fine, cioè, per dire, il fatto di scrivere videoclip stranamente non viene dal rock ma viene dal rap. Cioè i rapper solitamente sono quelli che vogliono scriversi le sceneggiature dei loro video, cosa che, per dirti ad esempio, con il rock degli anni 80, come non so, i Guns N' Roses non succedeva, perché i Guns N' Roses... Faccio questo esempio perché vidi un documentario tempo fa, solo per il video di November Rain avevano quattro registi, cinque sceneggiatori,
Cioè, e quindi, che non vuol dire che per forza il rapper si scriva ai video e il rocker no, però dico, è una cultura che viene da lì, quindi che fa capire che due generi distanti tra loro, però in qualcosa comunque si vanno da riaccomunare. Ma perché i rapper nascono nell'era della videocrazia praticamente, negli anni 90, quando si comincia a, come dire, ora sono diventate le radio TV, prima c'erano insomma le varie MTV, eccetera eccetera, quindi diciamo un po'... Sì, quando MTV è il... MTV stava ancora per Music Television. Quando c'è la M significava sì, Music. Sì, esattamente. Allora, io, visto che siamo in chiusura, ringrazio tutti i nostri ospiti, è stata veramente una puntata ricca di contenuti e di arte, perché come abbiamo detto all'inizio, ricolleghiamoci, l'arte comunque è una sola e poi si va a sfaccettare in tutte le sue forme, che possa essere il teatro, la musica, così come la pittura e la scrittura. Quindi voglio ringraziare la compagnia Rino La Viola di San Guglielmo e Pellegrino. Grazie. Abbiamo avuto la regista, autrice e attrice Beatrice Ventura, i due attori Gianluca Suffreda e Antonio Lombardi. Grazie. E ringrazio anche Danilo Rubino, in arte Rubino. Grazie. E il suo addetto stampa Samantha Berardino. Grazie a voi. Chiuso anche con la rima, è solo un grande. No, noi ci vediamo lunedì. Di che parliamo lunedì non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo. Come non tutti. Se non sbaglio c'è la replica dei film 2. Se non sbaglio, sul cinema, mi parte sembra due, potrebbe fosse essere. Quello, potrebbe essere. Oh, se è così, seguiteci. Prepariamoci, se così, avremo degli ospiti interessanti, seguiteci lo stesso. Quindi, buon weekend a tutti i telespettatori e ci vediamo lunedì. Ciao. Ciao. Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza, capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza, è stravaganza, sarò sempre in minoranza. Non è importanza, è stravaganza, stravaganza, se per te non è un problema, mi voglio stravagare. Io non sono come te. Questo programma è offerto da Panificio Abbatangelo, Azienda Agraria Fiore, Bar Pag, Mortadella Beretta, Prosciutto Cotto e Leggero Brunello, Per la Vicca Ciotta Nova Marte, Cacio Bucato Pace e Becce, Aceto di Vino Ponti, Vino Nero di Troia San Michele, Mozzarelle Sangue Dolce, Mozzarella della Tosata Silac, Tamma, Fiocco di Salame Villani,